Ciao, benvenuto. Il frigorifero di terracotta. A cosa serve? Lo scopo principale di questo utensile è conservare il cibo senza l'uso dell'elettricità. Come è fatto? Il frigorifero di terracotta è costituito da pochi e semplici pezzi che si possono reperire anche in ambienti molto estremi. Per costruirlo abbiamo bisogno di due vasi di terracotta, della sabbia e dell'acqua. Si inseriscono i due vasi di terracotta uno all'interno dell'altro e nello spazio fra i due viene inserita della sabbia. Nella sabbia viene successivamente versata dell'acqua. Nel vaso più interno verrà collocato il cibo che si vuole conservare. Come funziona? Si basa sul principio dell'evaporazione di un liquido. Ciò cosa significa? L'acqua che si trova tra i due vasi tende naturalmente ad evaporare, ma per far ciò ha bisogno di energia. In questo caso l'energia gliela fornisce il cibo stesso, oltre che l'ambiente esterno. Quindi man mano che l'acqua evapora porterà via del calore. Questo processo, pur non utilizzando l'elettricità, è in grado di dare ottimi risultati. Se posto in ottime condizioni ambientali, questo frigorifero all'interno può arrivare a una temperatura di 4,4 gradi centigradi, ideale per tenere e conservare i cibi. Questo frigorifero è stato testato in un ambiente in cui c'erano 40 gradi centigradi esterni e all'interno del frigorifero vi era una temperatura che variava dai 13 ai 22 gradi. Alla prossima!